Ci troviamo a Scorrano, alla presepe di sabbia. La tematica è la pace, tematica che naturalmente è alla ribalta di tutte le testate nazionali da circa un anno. Con lo scoppio della guerra in Europa, di fatto, perché di questo parliamo, certamente la tematica della pace non è una tematica distante dal punto di vista delle nostre sensibilità, ma è molto vicina. Le immagini agghiaccianti che respiriamo e che vediamo da mesi sono immagini che ci fanno capire quanto sia un valore la pace, e quindi anche questo messaggio che questo presepe vuole mandare è un messaggio molto forte, molto intenso e molto positivo, che mi auguro possa contribuire al raggiungimento di un obiettivo per il quale però bisogna essere molto onesti e chiari. Lo si deve raggiungere tenendo conto che alcuni principi e valori vanno tutelati, e il rispetto della sovranità nazionale dei paesi penso che sia l'elemento dal quale non si possa prescindere in alcun modo. Sindaco, il presepe di Scorrano è un evento che vale la pena visitare durante le festività natalizie. Sì, è un evento che ormai si è affermato come evento nazionale, con la presenza di artisti che vengono da tutto il mondo, e ogni anno ha un tema nuovo. Quello di quest'anno non poteva che essere quello della pace, un tema che è di drammatica attualità, ma che spinge ognuno di noi ad aggiungere una riflessione in più rispetto a quelle che facciamo in occasione delle festività natalizie. Attirerà tantissimi visitatori, così come è stato nelle scorse edizioni? Noi ci auguriamo che siano tanti, potranno anche vedere la particolarità del centro storico di Scorrano, ma soprattutto potranno vedere quest'opera importante che è un'associazione di volontariato con grandissimo impegno da parte di tutti i soci realizza, e ormai siamo alla quarta edizione, ma soprattutto anche a una manifestazione che dà il senso di come spendersi per il prossimo.